una conferenza molto importante questa sesta sulla contraffazione, sui diritti, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, perché ci offre la possibilità di incontrare, mi dicono 56, abbiamo avuto 56 delegazioni, e quindi pensate che, insomma, che occasione, che possibilità straordinaria di poter scambiare informazioni su questo nuovo crimine, che in particolare è molto silente, ma sta facendo per i delinquenti, per i criminali, sta dando diciamo dei profitti legali enormi. Straordinario è stato l'adesione di Interpol alle iniziative che abbiamo portato avanti come Italia per quanto riguarda la tutela dei prodotti agroalimentari, in particolare perché mancava sino a notizia di oggi che è stato approvato il pacchetto qualità che contiene le disposizioni sull'ex officio, cioè sulla possibilità di perseguire il reato anche dove non è stato prodotto il prodotto alimentare. Ed è straordinario il fatto che due anni fa Interpol ha recepito l'importanza del problema, e grazie all'Interpol abbiamo creato una rete di paesi aderenti alle attività di anticontraffazione, che ora è in numero di 22, ma abbiamo fiducia che può assolutamente crescere questo numero. Il fenomeno della contraffazione, dell'agropirateria, dal punto di vista della tutela, insomma, dei prodotti agroalimentari italiani, è un fenomeno particolarmente importante ed è emerso negli ultimi 15 anni, quando praticamente l'Unione Europea ha normato, diciamo, l'intero settore, e costruendo un po' un diritto di proprietà intellettuale sui nostri prodotti agroalimentari, tipo il parmigiano, il reggiano, tipo il prosciutto di Parma. E a questo punto l'attività tutta del Ministero è tesa a tutelare questo nostro settore primario, che non dimentichiamo, insomma, nell'ultimo anno, nonostante la crisi che assorbe tutti i settori, è stato l'unico settore, quello agroalimentare, che ha tenuto in piedi la nostra economia. Quindi è molto importante, il Ministero tiene in viva considerazione questa attività che stiamo portando avanti, e diciamo ed è uno strumento formidabile nel momento in cui dobbiamo avere l'esecutività dell'azione anticontraffazione. Ce l'abbiamo già ed è già in essere.